Due parole per introdurre il tema di questo ultimo e ottavo seminario di questo primo ciclo, poi ne attiveremo degli altri nel nuovo anno, nel 2013. Concludiamo questo primo ciclo parlando ancora di MOOC, ossia di Massive Online Open Contents, Courses, scusate. E ce ne parlano Patrizia Ghislandi e Uliana Raffaghelli, che hanno condotto o stanno conducendo, ce lo diranno, una ricerca sull'effettiva qualità, sull'effettiva efficacia didattica di questo approccio. Io ho già avuto modo di vedere le slide, sono davvero molto interessanti, quindi passo subito la parola a Patrizia e a Uliana e vi mando sull'altra videata. Intanto, buon pomeriggio. Ok. Quindi buon pomeriggio a tutti. Grazie a Tommaso per l'introduzione, per l'invito, per l'opportunità di tenere questo seminario. Mi sentite tutti? Chi lo sa, qualche segno attraverso la chat può essere utile per confortarci. Ecco, vi sentiamo e vediamo benissimo. Bene, ok. Ciao Gianni, Marconato. Vedo fra le persone che sono presenti qualcuna delle persone che conosco. Saluto tutti. L'argomento del seminario che presentiamo è qualità dell'e-learning, entrare nell'esperienza con i MOOC. Una questione aperta, una domanda aperta, un problema aperto, diciamo così. Giuliana mi aiuta a scorrere le slide. Allora, brevemente una piccola presentazione sulla unità di ricerca di Trento, dell'Università di Trento. Noi in realtà qui stiamo a Rovereto, che è un paesino a 40 km da Trento. Molto carino, in questo momento piove, piove da tutta la giornata, intorno alle montagne comincia a esserci la neve perché noi stiamo in montagna, cioè mezz'ora e arriviamo a sciare. È un posto molto gradevole dove veramente si può fare ricerca e si può studiare e lavorare molto bene. Sono arrivata qui da Milano, dall'Università di Milano 10 anni fa e mi sono trovata benissimo. Diciamo, gli argomenti di ricerca del piccolo team di ricerca che conduco sono quelli che vedete elencati lì nella slide. Intanto noi facciamo parte del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e gli argomenti di ricerca sono il cambiamento nell'ambito dell'educazione universitaria, l'e-learning in higher education, la qualità dell'e-learning e la qualità dell'e-learning accademico. Questi sono i temi sui quali ci siamo concentrati, forse ormai da 5 anni, in 3 progetti PRIN e un progetto FIRB. Quindi vi raccontiamo un po' oggi, oltre che dei MOOC, anche alcuni dei risultati di questi anni di ricerca. Ci è piaciuto mettere questa slide perché il mio piccolo team di ricerca è fatto da Giuliana, che è argentina, da Nan Yang, che è cinese, viene da Pechino, e da me, Patrizia, che sono europea. Quindi ci divertiamo a dire che in una piccola stanza che saranno 10 metri quadri dove noi lavoriamo normalmente abbiamo 3 continenti. Quindi la cosa è abbastanza divertente. Allora, una delle domande di ricerca che ci siamo posti ormai da 2 o 3 anni è quando possiamo dire che un corso e-learning è effettivamente un buon corso? E l'altra domanda che è venuta subito accanto a questa è: ma le università tradizionali stanno effettivamente utilizzando tutto il potere che le nuove tecnologie mettono a disposizione per ripensare
le pratiche educative. Queste sono le due domande alle quali stiamo cercando di rispondere attraverso i progetti di ricerca che stiamo facendo. Quello che si può dire già adesso è che è sotto gli occhi di tutti come è cambiata tantissima la situazione della didattica presso le nostre università. Vedete lì nella tabella, che peraltro è presa da un testo di Diana Lori Lard, che molti di voi conosceranno, che era ancora del 93, in parte presa da lì. Allora, un tempo i docenti erano persone che facevano lezione stando in cattedra e praticamente sempre erogando, sempre di più dopo la comparsa degli strumenti del Web 2.0. Il docente è diventato una persona che si pone al fianco dei propri studenti quando i numeri lo consentono, e in futuro quello che farà il docente è quello di armonizzare la generazione di contenuto che potrà essere creato non più solo dal docente che trasmette i propri contenuti, bensì dagli studenti che partecipano al corso, anche dagli studenti che partecipano al corso, che in modo costruttivista genereranno i propri contenuti anche attraverso le discussioni fatte sul forum e i propri elaborati prodotti settimanalmente. Il corso che faccio di intelligenza artificiale presso il mio dipartimento è organizzato in questo modo, quindi la gran parte del contenuto è un contenuto che non erogo io, ma viene creata dagli studenti stessi, che lavorano ovviamente in gruppo. Poi, per quanto riguarda invece le pratiche pedagogiche, un tempo, fino a 10 anni fa, ma anche attualmente nella gran parte dei corsi, gli studenti erano richiesti di produrre degli elaborati su un contenuto definito, mentre con gli strumenti del Web 2.0 sempre di più si assiste all'utilizzo della collaborazione fra gli studenti per la produzione dei contenuti e per la riflessione. E sempre di più nel futuro questa tendenza si radicherà attraverso anche l'utilizzo dei social network. Per quanto riguarda le istituzioni, forse posso finire Sì. rapidamente di commentare le altre due parti. Per quanto riguarda le istituzioni, puoi anche indicarla lì. Le istituzioni un tempo erano basate sui propri campus, poi hanno aperto a una cooperazione interistituzionale. E sicuramente nel futuro si arriveranno a collaborazioni anche internazionali. Del resto, i MOOC sono degli strumenti che aprono questo tipo di collaborazioni. E infine, gli studenti, che erano abituati a un ruolo quasi sempre di tipo passivo, e sempre di più, soprattutto quando i corsi sono di tipo costruttivista, hanno l'impressione di far parte del processo educativo. Per esempio, nel corso che abbiamo realizzato quest'anno, anche con l'aiuto di Juliana, i miei studenti hanno definito nell'ambito dei gruppi, quindi ridefinito, i criteri di valutazione con i quali noi avremmo valutato i propri elaborati, e devo garantire che questo ha creato moltissimo interesse nei confronti del corso e una partecipazione che noi certo non ci saremmo aspettati quando abbiamo iniziato questo processo. Su questo tipo di corso faremo sicuramente delle pubblicazioni. Che è interessato poi può sapere. Possiamo forse andare avanti? Ecco, che cosa, qual è la realtà oggi? In linea con il processo di Bologna, si cerca di centrare il lavoro sulla prospettiva degli studenti, sulla attività e sulla collaborazione. Su un modello basato sullo sviluppo di competenze anziché sul trasferimento di conoscenza, come era nel passato attraverso i docenti. Si cerca di prevenire quelli che sono i dropouts e cercare di includere sempre più persone negli studi a livello universitario.
Si cerca di dare sempre maggior trasparenza e usabilità ai contenuti dell'insegnamento, si cerca di aprirsi a relazioni con la società esterna e col mondo del lavoro, cercando di facilitare quella che è la transizione degli studenti dall'università al mondo del lavoro e si cerca di rendere, in sostanza l'apprendimento, più, accessibile attraverso l'uso di learning. Ma se tutte queste sono le nostre buone intenzioni, ci sono però dei nodi critici che prevengono l'adozione di e-learning nella educazione universitaria. Innanzitutto il fatto che la cultura accademica è diciamo vecchia e quindi fa fatica ad accettare innovazioni di così ampia portata. Poi che c'è un profondo problema, un grosso problema riguardo alla formazione dei docenti universitari, i quali, come ho già avuto occasione di dire anche in una discussione che abbiamo fatto sempre su questi canali qualche settimana fa, non sono assolutamente preparati a fare formazione didattica. Vengono preparati per la ricerca, anche dai dottorati, ma non vengono mai preparati ad essere dei buoni docenti, anche perché è sempre passata l'idea che non c'era niente da imparare, perché tanto il modello era quello solito, trasmissivo, in cui chi sapeva far ricerca, questo è quanto si dice nei corridoi universitari, sapeva anche di norma essere un buon docente. Ora, con l'avvento delle nuove tecnologie, tutto questo è profondamente cambiato e questa affermazione è tutto fuorché vera. Poi l'eco compelling reason, poi non ci sono motivi veramente così forti per il docente per adottare le nuove tecnologie, perché non c'è alcun riconoscimento dal punto di vista delle strutture accademiche, diciamo così, per chi si dedica a fare innovazione. Mancanza di accessibilità alle nuove tecnologie, costi connessi con le innovazioni, mancanza di supporto per i docenti, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, aspettative non realistiche e, la difficoltà da parte dei tecnologi di comprendere, diciamo, l'immagine globale di quelle che sono le problematiche accademiche e quindi di dare soluzioni. Tutto questo si traduce in istituzioni universitarie che non sono preparate né dal punto di vista dell'organizzazione, né dal punto di vista delle competenze, né dal punto di vista dei modelli pedagogici, né dal punto di vista delle infrastrutture. E tutto questo si traduce in una adozione dell'e-learning che fino ad oggi è stata molto limitata. Se voi entrate in un'aula universitaria, la probabilità che vi trovate un docente che della cattedra sta facendo lezione, al massimo usando dei PPT, come è sempre stato, è altissima. Arriviamo quasi alla fine. Mi è piaciuto riportare questa slide perché risale a una ricerca del 94 in cui Green e Eastman hanno dichiarato che di aver fatto un'indagine fra mille college e università e di aver ricavato da questa indagine che il 53% non avevano, nel 53% dei casi i docenti non avevano alcun supporto per lo sviluppo del software didattico, nel 65% dei casi non c'erano alcun progetto formale per sviluppare software didattico, l'86% dei casi non aveva politiche per il riconoscimento ai docenti nel caso in cui avessero sviluppato software didattici. Ho riportato questa slide perché tranne le ultime due righe in cui forse ci siamo un po' distaccati dalla situazione che avevamo nel 93, ho l'impressione, peraltro non corroborata da ricerche, ma l'impressione piuttosto netta, che nelle università di oggi più o meno la situazione è ancora lo stesso. Solo che siamo 20 anni dopo, come giustamente diceva Marco Nato nell'ultima riga della chat che ha compilato. E quindi forse possiamo arrivare all'ultima slide. È sulla base di questo sfondo di realtà presso le nostre università
che si innesca l'analisi che abbiamo fatta ai modelli, ai MOOC, e per cercare di capire se possono essere modelli per ripensare la nostra università. E quindi do la parola adesso alla Giuliana, la dottoressa Giuliana Raffaghelli, che è una ricercatrice postdoc che lavora con me all'Università di Rovereto, con la quale stiamo analizzando questi temi. Lascio la parola a lei. Grazie Patrizia. In effetti, dopo il quadro presentato da Patrizia, ciò che c'è da dire è che i MOOC sono una grande sperimentazione, un grande laboratorio. Vengono così definiti, da poco ho letto nel blog della Delta Initiative, che è una delle companies che supporta alcune università americane nell'adozione di modelli misti, ovvero di collaborazione fra società consulenti molto grandi esterne nell'implantazione di sistemi e-learning, più precisamente anche questi MOOC, e che fanno nascere, diciamo, una serie di nuove iniziative, diciamo, fra cui soprattutto i MOOC, che si contraddistinguono come sperimentazione per tentare di contrastare un fenomeno di declino, ma più che declino, di crisi, netta crisi delle istituzioni universitarie. Io premetto che stiamo parlando della realtà americana. Due settimane fa ho partecipato a un webinar dove George Simmons parlava della crisi dell'università americana e si davano alcune cifre e si parlava di seas of red ink, mari di inchiostro rosso, nel senso che il modello che supportava economicamente le università americane non è più fattibile né viabile. Quindi ci sono una serie di fattori, non soltanto dal punto di vista dello sviluppo culturale, tecnologico, della ricerca pedagogica educativa, ma anche una questione di analisi di un business model. E dobbiamo tenere presente, molto presente, questi aspetti quando andiamo a pensare a che cosa sono i MOOC e che cosa possono apportare alle nostre realtà di pratica, di sviluppo e ricerca in loco. Quindi Massive Open Online Course sono le coordinate che contraddistinguono questi esperimenti proprio perché sono aperti a chiunque voglia partecipare, contenuti interamente fruibili nella rete. E sono contenuti per l'altro che non hanno alcun costo e si tratta di corsi proprio perché c'è un pace, c'è un ritmo di erogazione, quindi non è come cercare su internet una serie di risorse educative o materiali come potevano essere gli Open Educational Resources, ma si tratta di corsi con una tempistica prestabilita. Riprendiamo questa immagine che era stata presentata da Susanna Sancassani, tratta da Delta Initiative, che ci fa vedere diciamo un po' la giungla dei cosiddetti MOOC, che non sono tutti uguali. In effetti, i primi pionieri sono stati gli esperimenti di George Simmons e Downs con i MOOCs per, diciamo, la trattazione di che cos'è il connettivismo come nuovo modello pedagogico, al quale poi è stato dato il nome di CMOOC o Connectivist MOOC. Abbastanza dopo, per dire praticamente con l'inizio di quest'anno, emerge con molta forza tutta la corrente di Udacity, Coursera,
IDX e altre iniziative minori che, come dicevo prima, sono joint venture fra università e istituzioni che lavorano nello sviluppo di sistemi molto avanzati di delivery o dell'offerta formativa online. E questi sono i cosiddetti, così chiamati XMOOC, proprio per l'associazione con altra tipologia di MOOCs, non i Connectivist MOOC. Qual è la caratteristica? Andiamo adesso a tentare di capire qual è la differenza fra un CMOOC e un XMOOC. Questa è stata la nostra prima fase di analisi. Il CMOOC, come dicevo prima, si basa sull'esperienza di Connectivist and Connective Knowledge del 2008 di Stephen Downs e George Simmons, ed è seguito da altre iniziative, tra le quali io ho partecipato nel corso di 6 settimane, che si è concluso la settimana scorsa. Sul cambiamento delle università 2012, sempre su questa struttura che andremo poi a esplorare, che si fonda su una pedagogia e struttura connettivista che facilita il networked learning o apprendimento in rete, che però in italiano apre ad altri sensi. E poi abbiamo gli XMOOC, dove possiamo considerare come elementi che li contraddistinguono, oltre la massività molto più ampia, molto più elevata dei CMOOCs, una directed instruction, quindi un modello molto direttivo di delivery di contenuto. Il quale può concludersi nella consegna, nel rilascio di crediti universitari o di attestati di partecipazione, diversamente da quanto succede nel CMOOC. Adesso poi andiamo a riprendere questi aspetti. Il punto iniziale, il punto di partenza per la nostra ricerca è stato cioè porre delle domande in modo diretto al MOOC, non soltanto leggere i blog dei pionieri di questo movimento, ma dire che cosa vuol dire un'iniziativa MOOC attraverso gli occhi di una persona che frequenta, di un corsista, di un learner. Che non è diciamo, appartenente diciamo, all'ambito dove questi corsi vengono erogati, ovvero dall'Europa o addirittura da altri ambiti, cioè persone che in qualche modo si muovono nella periferia come fruitori di questi corsi anziché erogatori. E le nostre domande sono state: i MOOC offrono veramente un'esperienza di qualità alle persone che sono in processo di apprendimento, al corsista? La M di Massive ci è sembrata fondamentalmente collocata su un'enfasi sulla dimensione economica, e quindi dare più valore diciamo, ai costi sostenuti dall'istituzione piuttosto che per le persone che apprendono. La O per online ci è sembrata diciamo, più vicina all'approccio pedagogico, giustamente facendo enfasi sull'utilizzo avanzato delle tecnologie, la generazione di contenuti multimodali, la possibilità di connettersi in modo sincrono, asincrono, in grandi numeri, eccetera. La O per open, considerando l'enfasi su il delivery, su diciamo, la distribuzione di contenuti aperti a tutti, ma anche questa esperienza di apprendimento che è local, quindi situato nei migliaia di punti che possono accedere a questi MOOC. E per ultimo la C per course. Dove l'enfasi ci è sembrato collocato sul learning design e assessment, ovvero questi corsi
come sono costruiti, rilasciano crediti, non li rilasciano, c'è un processo di self-reflection che viene stimolato, ovvero si stimola la partecipazione in reti. L'approccio metodologico, pertanto, è stato un Di approccio ricerca. fenomeno alla ricerca realizzata, è stato un approccio fenomenologico. Non mi dilungo, però in sei passi abbiamo diciamo, partecipato in prima persona a due esperienze, un CMOC e un XMOC, tentando di scrivere tutte le nostre impressioni. Sensazioni, riflessioni in tutti i momenti della giornata relativi all'esperienza di 6 settimane vissuta da due ricercatrici, per l'altro non US, quindi non americane, non English speaking, quindi che non parlano l'inglese come prima lingua, donne diciamo, adulte. E quindi laureate. Questo è stato l'approccio metodologico. E devo adesso fare una parentesi relativa a un concetto sussidiario che è fondamentale, che supporta la nostra esplorazione della qualità dell'esperienza in un corso, in un corsista, in un MOOC. E la qualità è un concetto estremamente polisemico, complesso, e ci sono diverse organizzazioni che decidono che cos'è la qualità, soprattutto nell'ambito della qualità dell'e-learning, e noi, più precisamente la professoressa Ghislandi, sta seguendo da più tempo il modello Sloan-Sea per l'analisi della qualità dell'e-learning. Abbiamo anche considerato il modello SQL, che è un modello europeo che enfatizza la autovalutazione e la peer evaluation, mentre nello Sloan-Sea si parla di 5 pilastri per la valutazione che andremo poi a vedere. E quindi la qualità come concetto implica diverse prospettive, diversi metodi di analisi, diverse tempistiche di intervento, diversi diciamo, meanings, ovvero Significati, significati, grazie, dimensioni. dimensioni, e diversi livelli di analisi. Io lo sto riprendendo dal lavoro di Patrizia e ecco. Ho letto paper dal 2008, quindi è da più tempo che si sta elaborando e noi abbiamo preso giustamente partite dalla punta dell'iceberg con l'altra ricercatrice per partecipare a questo MOOC per analizzare due esperienze individuali dalla prospettiva dello studente considerando un approccio qualitativo alla valutazione della propria esperienza. E un concentrarsi sul learning effectiveness e sull'approccio pedagogico e soprattutto un'analisi, sebbene in itinere per tutte le riflessioni, ex post perché il corso è già stato elaborato, disegnato. Bene, dentro lo Sloan-Sea, come dicevo, ci sono 5 pilastri per la qualità e la learning effectiveness, quindi l'efficacia nel processo di apprendimento, viene intesa a partire dal modello di Garrison and Anderson, ovvero questo molto conosciuto, Community of Inquiry, Social Presence, Teaching Presence and Cognitive Presence. Non mi dilungo, abbiamo utilizzato queste dimensioni per analizzare tutta la raccolta di materiale realizzata in 6 settimane. E quindi ci sono stati alcuni indicatori che noi abbiamo utilizzato per analizzare il nostro discorso, perché è il discorso, ribadisco, da due ricercatrici che per 2 settimane partecipano in un MOOC. Ecco i risultati. Dall'esperienza di Nan, che purtroppo non è qui, ecco, premetto che il materiale è in inglese perché l'abbiamo elaborato insieme con Nan e Nan naturalmente non parla inglese ma non italiano.
Nella sua esperienza, come diciamo PhD candidate che si sta formando, cinese appena arrivata in Europa, si è registrata in un corso di Coursera, il quale non aveva prerequisiti, 6 settimane di durata. E aveva una logica prettamente trasmissiva e una modalità di assessment fondata sui quiz online i quali consentivano il raggiungimento della certificazione. Per motivo per il quale questo corso raggiungeva l'attività dello studente era fondamentalmente concentrata sul controllo del proprio processo d'apprendimento e la propria riflessione guidata dalla tempistica e la consegna del quiz. Nell'esperienza di Nan, di nuovo considerando la struttura in 3 o 4 video lezioni, il discorso è stato poco o nulla facilitato. Ci sono stati scambi attraverso reti sociali, ma molto difficili perché c'era un'ampia componente di socializzazione ed era difficile calarsi nell'ambito della presenza cognitiva, quindi discutere il contenuto. E con delle attività su Skype, per esempio, che erano prettamente attività di presentazione dei corsisti e senza alcuna facilitazione, senza facilitazione neanche di incontri per i gruppi nazionali in presenza. Nan ha anche partecipato in un gruppo a distanza cinese, però questo gruppo a suo avviso non è stato efficace nel promuovere questo aggancio di presenza sociale che consente e di ovviamente presenza del docente inesistente che consente un supporto alla presenza cognitiva. Pertanto la presenza cognitiva si limitava alla risposta ai quiz per l'ottenimento dei certificati. Ecco, una nota di colore, molte delle discussioni erano su come compilare i quiz, come ottenere il risultato e come raggiungere la certificazione. La mia esperienza, abbiamo già detto un po' le mie caratteristiche, le sentirete anche nell'accento. Io ho partecipato al corso Current and Future Challenges of Higher Education, era un CMOOC organizzato da diverse istituzioni, tra cui la fondazione Microsoft e Bill Gates. Diciamo che le tematiche estremamente interessanti, erogate in 6 settimane, attraverso l'approccio connettivista, non implicavano alcuna tipologia di verifica o valutazione, se non la generazione di reti di scambio e quindi l'eventuale commento più critico o meno a diciamo gli altri corsisti, ai peers, per tentare di riflettere sulle tematiche, quindi un approccio completamente fondato sulla valenza formativa dell'esperienza, senza alcuna diciamo né presenza, come indico, e poi vi lascio le slide, del docente una presenza difficile dal punto di vista dell'area sociale perché era necessario generare il materiale per poter interscambiare attraverso blog e Twitter. E io non sono una brava blogger, anzi ho fatto molto lurking nelle prime settimane perché ci ho messo tantissimo a poter elaborare i miei primi commenti su blog, anche se poi ovviamente l'indicazione era quella di andare a partecipare in altre reti, ovvero in altri blog, altri tweets. Però la mia difficoltà è stata anche il fatto che il 60% dei partecipanti erano US, Canada, 20% Australia, New Zealand, quindi persone tutte anglofone,
e il 10% del resto del mondo. Quindi mi risultava difficile contestualizzare l'esperienza. Come presenza del docente ci sono stati anche i webinar. Io ho avuto un critical incident in uno dei webinar perché, diciamo, nonostante frequentarli alle 2 di notte, a mezzanotte, pensate 6 ore di differenza con il Canada, che era il luogo di organizzazione del corso, l'unica modalità di interazione era la chat e c'era mezz'ora, per cui le mie domande purtroppo sono arrivate tardi. Bene, io vado avanti. Allora, qui c'è un po' di evidenza, ve la leggete perché è anche divertente. Ti Io conviene leggere ad qualcosa. un certo punto, grazie Patrizia, leggiamo la cognitive presence. Nan diceva, gli studenti iniziano a chiedere spiegazioni su le domande sbagliate, fatte sbagliate nel quiz. I gruppi di studi non funzionano bene. Il gruppo cinese che sto seguendo sta intercambiando alcuni post per salutarsi, però non c'è una discussione vera e propria sui contenuti. Invece nel mio caso io dico, 722 messaggi senza leggere, mi piacciono i cioccolatini, però quando sono troppi, sono troppi. Ho letto tutti gli argomenti, ho seguito tutti i webinar alle 10, alle 11, anche più tardi, ho seguito alcuni blogs. Da dove cominciare? Ho fatto tanto lurking e non riesco a prendere una decisione, non mi sento preparata, non lo so. Bene, di nuovo, credo che vi convenga leggere gli altri estratti, molto, molto brevi, poi il paper di ricerca si approfondirà di più, per indicare un po' quali sono le tendenze, ovvero nel CMOOC per essere, diciamo, per avere successo è necessario seguire tutti i contenuti come base per delle proprie riflessioni in modo molto veloce, quindi questa tempistica, questa cadenza è difficile, seguire i contenuti dei peers, il che è molto difficile perché è difficile decidere fra migliaia di partecipanti quale blog seguire, e elaborare le proprie riflessioni su blog, Twitter, online forum. E tentare di stare molto attento alla logica di rete. Nel caso del XMOOC, Nan l'ha ridotto dicendo seguire il contenuto, vedere le video lezioni e finire i quiz online. Quindi, come vedete, sono due situazioni interamente diverse. E le nostre conclusioni su questa esperienza, spero di non aver sforato il tempo, ma penso di sì. E che, diciamo, riprendendo anche la domanda di Susanna Sancassani, se i MOOC sono una disruptive technology sulla quale molti di noi avevamo concordato, sì, lo sono, però è necessario considerare tutta una serie di aspetti che riguardano la qualità dell'esperienza per chi apprende. A partire dagli aspetti interculturali riguardanti i contenuti e la mediazione pedagogica per le situazioni, diciamo, per gli ambiti locali, e la facilitazione del discorso. Eccoci, scusate, mi sentite? Elena, Giuliana, Patrizia, potete continuare, io vi disattivo. Scusate, abbiamo. Ah, ok, Patrizia, vi promuovo immediatamente. Ok. Patrizia, adesso potete continuare. Scusate, c'è Sì, stata un'interruzione. sì, sì. Eccoci. Bene, bene, io credo che comunque avrete avuto tempo di leggere le conclusioni. Adesso ho anche un po' perso il filo del discorso, però Penso che eravamo a assessment. sì, cioè, sarebbe più bello sentire le domande sulla ricerca fatta.
che è ovviamente esplorativa, niente di che, per tentare di iniziare a prendere una posizione in questo grande universo dei MOOC. Con riguardo alla qualità, come si diceva, migliorare la presenza docente risulta necessario, risulta anche necessario ripensare le modalità di verifica e valutazione in nuovi modelli, guidare i diversi approcci pedagogici quando si tratta di insegnamento reciproco, gruppi di studio o facilitazione di altre attività. Cioè, evidentemente questa nostra esperienza e riduco ciò che dico assolutamente, lo limito alla nostra esperienza, indica la necessità della figura del mediatore pedagogico, lead tutor, il docente fondamentalmente, non soltanto nell'erogazione e elaborazione di contenuti di altissimo livello, perché questo è stato riscontrato da entrambi, altissimo livello dei contenuti, però l'esperienza dello studente va guidata. Questa può essere una conclusione un po' in sintesi. Grazie a tutte. Inoltre che non sappiamo se sono proprio dei MOOC, perché man mano che le esperienze andavano avanti si riduceva il numero di persone che partecipavano, come tu mi hai portato l'esempio ieri del seminario in cui c'era addirittura Siemens, Sì. in cui ve lo può raccontare Giuliana che ci ha partecipato. Sì, un critical incident molto divertente è stato che a chiusura del corso andava fatto un webinar dove ci sarebbe stato Siemens, che sia stato Siemens, non lo so, ma sembrava la sua voce, insomma. E io dicevo, mi affretterò per stare lì per tempo, perché penso che ci sarà tantissima gente. E c'erano 8 partecipanti, e i diversi, si sono dedicati 15 minuti alla discussione sul perché i blog, cioè i post su blog, sono diminuiti considerevolmente con riguardo ad altri corsi MOOC. Quindi, se la registrazione iniziale è stata di circa 3.000 persone, il seguito è stato un grande, ma grande tasso di abbandono del corso. E quindi questo di nuovo fa pensare nel modello dal punto di vista della qualità dell'apprendimento. Ora, se noi dobbiamo pensare ad altre dimensioni di qualità, per esempio value for money, ovvero la qualità di un business model nuovo, dove i MOOC stanno giustamente esplorando, e questo è un altro capitolo del quale noi non ci possiamo, diciamo, non possiamo dare la nostra opinione. Vedi che ci sono alcune domande lì sulla. Sì, Grazie. Tommaso, leggiamo le domande e Sì. rispondiamo. Perfetto, sì, Sì, dico, forse ci anche sono delle domande, online possiamo leggere le rispondere domande senza e contatto fare già delle, diretto. dare già delle risposte. Vi guido via chat. Sì? Ok, leggiamo le domande. Avete già maturato qualche suggerimento da admin, da Viviana Gaballo? Come pensate si possa realizzare concretamente un'esperienza più interattiva, quasi sincrona, in un MOOC? Da Federico Monaco, sono interessato all'aspetto della valutazione di nuovi strumenti per misurare la qualità. Da Tommaso Minerva, dipende dall'eterogeneità e dalla numerosità dei gruppi. Gianni Marconato, forse non è un modello sostenibile, forse un MOOC è poco di più di un gigantesco libro distribuito in modo innovativo. Bene, Patrizia, puoi intervenire anche tu se Sì, vuoi. vai, vai. Allora, per quanto riguarda, mi stanno andando via le domande, non riesco a vederle. Ecco, come pensate che si possa realizzare concretamente un'esperienza più interattiva? Bene, nel modello SIMUC è lasciato molto alla capacità dello studente,
o della persona, dell'adulto che partecipa, di saper gestire l'esperienza d'apprendimento e la propria esperienza formativa. E questo dipende da metacompetenze che sono estremamente difficili, soprattutto quando ci si confronta con gruppi linguistici, cioè quando non si parla la propria lingua nel corso, perché per me scrivere un blog post, anche se potevo farlo in altre, cioè in italiano, in spagnolo, per poter diciamo, interagire, dovevo scrivere in inglese. E questo per me implicava uno sforzo maggiore che naturalmente da chi organizza un corso ed è diciamo anglofono non ci pensa, questo elemento non è stato considerato, cioè si parla inglese e basta. Per favorire una maggiore interattività, un elemento da considerare è la mediazione pedagogica nei gruppi linguistici, una cosa che ho fatta un po' meglio in Coursera. Dove però la mancanza di mediatori pedagogici o docenti fa sì che questi gruppi si perdano nei meandri di conversazioni a volte abbastanza poco rilevanti per quanto riguarda l'esperienza di apprendimento. Questo pone un grande punto di domanda su diciamo, l'intera indipendenza e autonomia delle persone che apprendono. Evidentemente una riflessione sicura è che l'apprendimento va in qualche modo, perlomeno nei nostri modelli culturali, delle due partecipanti va guidato. E non voglio dire con questo che per altri modelli culturali questo possa funzionare diversamente. Dobbiamo avere molta cura delle conclusioni che facciamo. Sui MOOC. Forse sono interessato all'aspetto della Nuovi valutazione, sì. No, strumenti per misurare la vai qualità pure, vai pure, quindi vai pure. allora è un tema assai complesso e Se per rispondere alla domanda sui nuovi strumenti per misurare la qualità. Sì, però tutte le discussioni relativamente alla misurazione della qualità si stanno spostando dagli standard tipo ISO a modelli di Partecipativi. self-reflection, partecipazione e peer evaluation, qual è il caso di FQL. Nel caso dello SloanC, non direi che sia un modello innovativo, già nel 2002 sono stati fatti i primi manifesti. Però dà un framework estremamente preciso ed è, con riguardo a quello europeo, è più centrato su più research evidence base, nel senso che è più centrato su, per esempio, l'estenso lavoro di ricerca di Garrison e Anderson per considerare l'efficacia dell'apprendimento. Sono cinque pilastri. E uno, la learning effectiveness, quindi l'efficacia dell'apprendimento, Student satisfaction, soddisfazione dello teacher studente, satisfaction, soddisfazione accessibility and cost. del docente e dell'istituzione, accessibilità e costo-beneficio nell'implementazione. Forse non è un modello sostenibile. E io in questo momento non posso dire, cioè la nostra ricerca non ci consente di dire che sia o non sia un modello sostenibile. Quello che possiamo dire è che è un esperimento che per certi versi è di successo, ma non probabilmente per la qualità dell'esperienza di apprendimento, cioè l'esperienza di apprendimento può variare moltissimo a seconda di situazioni, condizioni particolari, personali del partecipante e diciamo è di successo l'esperienza MOOC come business model più che altro. E dal punto di vista pedagogico c'è moltissimo ancora da analizzare dal punto di vista della qualità dell'esperienza dello studente, c'è moltissimo da lavorare a fare ricerca su questo modello.
MOOC poco più di un gigantesco libro distribuito. L'unica differenza, cioè, non è semplice accesso a contenuto, questo va detto, non è semplice accesso a contenuto. C'è un contesto di processo d'apprendimento guidato come corso, c'è un'esperienza, proprio un feeling, una sensazione di sto facendo un corso, però diciamo, la mancanza della presenza del docente è un elemento che diciamo ci sbilancia un po'. Sì. Dice, non ritengo sia un modello, intanto non è uno solo, cioè ti puoi spiegare questa cosa, che ci sono vari modelli dietro, che sono tantissimi corsi e tanti modelli diversi, a seconda di chi è il docente, chi è l'università, quindi non è che c'è un modello. Allora, sì, diciamo che non sia un modello, su questo si può sicuramente discutere. I MOOC sono diversi i modelli. Nel caso del CMOOC, dei CMOOC connettivisti, io parlerei di modello, sì, perché c'è una strutturazione teorica abbastanza forte, teorica e metodologica, per poter considerare che c'è un passaggio da un approccio epistemologico, metodologico, di strutturazione di strumenti e metodi per l'implementazione. Per cui diciamo che i MOOC in generale non sono un modello, ma i CMOOC lo sono nati proprio sulla base di una riflessione pedagogica. Non gli X-Mog, però. Gli X-MOOC si stanno evolvendo, sono di nuovo business model sicuramente. Bene, Gianni Marconato dice la presenza didattica è una condizione. Scusate, io non sapevo la traduzione in italiano di presenza didattica, quindi teaching presence, è una condizione per me imprescindibile. Per parlare di contesto didattico di istruzione, sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo. E un'ultima riflessione che abbiamo fatto ieri con Sì. Patrizia, non mi voglio dimenticare, con questo chiudiamo, è che applicare il modello di Garrison e Anderson ai MOOC, anche questo ci ha lasciate un po' Sì. di se era una scelta metodologica giusta. Perché l'Inquiry, Community of Inquiry è un modello molto particolare, che parte da una base socio-costruttivista e che si applica a piccoli gruppi, non a un gruppo MOOC, Massive. massive. Abbiamo da pensare anche su questo, e se qualcuno ci vorrà scrivere con delle riflessioni sulla questione, io sarò ben felice. Ecco, se volete scriverci sui blog, visto che ora ci sono. Bene, Grazie a grazie. tutti.